left the girls and two were nearly broken hearts. And Lou, the father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer. Me grief and tears to smother them off to reap the corn and leaf where I was born. God has built the car, the banished ghost, and covered a brand new pair of blokes to rock the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. A double of 1, 2, 3, 4, 5. Up to Hareton and down the rocky road, and all the ways to double of my fallally God. In Mullingar that night I rested them so weary, sad that way they lay. Alexa, stop! Buonasera. Buonasera Silvana, buonasera Roberta. E benvenuti. Ciao Rita! Stasera sono all'oscuro, accompagnata dalle luci natalizie, che qui è un caldo bestia. Io già mi sto cingendo al Santo Natale. Ciao Anna Rita! E quindi, allora, per poco saremo ancora illuminati dalle candele, poi quando comincio accendo la lucetta, perché sennò vediamo poco, per non dire niente. Sono molto contenta di stare con voi, tanto, 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 come sempre, e ringrazio sempre Gaetano che mi invita, e sono molto felice. Allora, questa sera faremo tante cosine. Allora, aspettiamo un attimino, che siamo un pochino in più, e poi comunque cominciamo subito. Allora, questa sera non c'è Antonella, che è la mia moderatrice, quindi dobbiamo fare cose con molta calma, con molta tranquillità, mi raccomando, quando fate le domande, ciao Patrizia, quando, ciao Francesca, quando fate le domande, mi raccomando, domande abbastanza nello specifico, se volete, oppure come credete, l'importante è che ci sia la data di nascita accompagnata, va bene? Le mie candele zompettano, guizzano in maniera, diciamo, un po' particolare, evidentemente c'è parecchia energia che io adoro. Bene, bene, bene. Allora, andiamo con un po' di palo santo. Allora, per un altro pochino vorrei stare così, perché a me la luce delle candele piace tantissimo. Tanto, 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 tanto. Quindi finché vedo, resisto. Tanto non credo che sia tanto buia, no? Penso che mi vedete bene, giusto? Mi vedete bene? Eccolo, Gaetano! T'ho menzionato esattamente un secondo fa. Saluti, saluti alla Sicilia, la tanto nostra amata Sicilia. Perfetto, ora passiamo un po' di palo santo. E poi piano piano cominciamo. Perfetto. Le energie sono molto molto buone. Moltissimo. Perfettissimo. Allora, come dicevo, non essendoci Antonella, facciamo le cose con molta calma e con molta tranquillità, come abbiamo detto. Quindi se io magari qualche messaggio non leggo, voi riscrivete, va bene? Quindi con molta tranquillità facciamo tutto quanto. Allora, adesso con il pendolo, stasera facciamo una cosa un po' diversa, scelgo le carte con il pendolo. Stasera è così, è una serata particolare, perché io già so strano del mio, no? Quindi stasera devo fare una cosa diversa e voglio vedere. Allora, bene, sì, ok, non gli piacciono questi, come mai? Bene, allora faremo le solite carte che faccio io, che sono queste. Hanno deciso, hanno deciso... Grazie Maria Antonietta che sei qui anche un secondo, io so che sei al concerto. Facciamo anche codeste. Che sono molto belle. E poi facciamo anche un tipo di sibilla che è particolare, perché è una sibilla spagnola. E è questa. Beh, le sibille sì, diciamo che un pochino si assomigliano tutte, però queste diciamo che sono un po' particolari, che sono, vengono dalla Spagna. Me l'hanno regalate, perfetto. E poi vediamo. Comunque il pendolo, diciamo che stasera ci ha indicato queste, vediamo, eh. Vediamo anche il perché dopo, vediamo un attimo. Ci si ragionerà. Adesso cominciamo. Allora, saluto tutti, tutti indistintamente, non mi metto a dire uno per uno perché sennò non ne veniamo fuori. Non ne veniamo fuori. E cominciamo con la prima che vedo, e è Sole Azzurra Lorenza.
Grazie per il mio percorso spirituale. Allora, vediamo, vediamo che ci dicono. Vediamo per Lorenza ed il suo percorso spirituale. Lorenza. Allora, Lorenza, a prescindere dal percorso spirituale che sta andando molto 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 bene, ti devo dire delle cose che arrivano a te, al di là del percorso, questo te lo devo dire perché mi sono uscite, delle cose che ti faranno piacere a livello della situazione di famiglia, di casa, i coppi di casa. Per te c'è una notizia probabilmente attesa che sta arrivando. Per quanto riguarda il percorso spirituale, sta andando molto bene, ci sono però dei momenti, vedo, come se fossi un po', tra virgolette, scoraggiata, ma probabilmente è per la situazione che vivi, perché a livello di coscienza, di presa proprio del tuo, diciamo, il tuo sé proprio interiore, c'è una bella scoperta in te. Stai facendo anche passi da gigante. Io accendo la luce però perché qui, ragazzi, l'età c'è. Per quanto io amo le candele. Mi vedete meglio adesso, scommetto, eh? Allora, quindi dicevamo per Lorenza, che diciamo sotto il profilo del cammino spirituale, diciamo molto 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 bene, solo che ci sono dei momenti, Lorenza, adesso non so se magari poi me lo puoi anche dire, magari sei anche un po' giù, ma rispetto sempre a quello che tu vivi in una situazione di famiglia, ma in famiglia arriva qualcosa che ti solleva, che ti fa piacere. Ok, Lorenza. Ecco, allora, adesso ridico di nuovo una volta perché vedo che Maria Rita mi ha scritto: buonasera, un messaggio sul lavoro, crisi, benissimo, però mi serve anche la data di nascita, gentilmente. Va bene? Perfetto. Ida Ciambrone, ci sarà uno sblocco di questa situazione di silenzio? Sì, la risposta è affermativa, eh? La risposta è affermativa. È, diciamo, una situazione un pochino particolare, non proprio tanto leggera. Ci sono delle, diciamo che è una situazione che è un po' pesante, però è sbloccata, quindi questo silenzio ha una fine, ha un termine anche a breve. Querida. Allora, Patrizia mi chiede Orciari. Con Maurizio cosa vedo per loro? Anche per me, Stefania, non sai quanto. Allora, diciamo che le carte parla, stessa parla, questa piccola stessa di altalenanza, di un rapporto particolare, di qualcosa che ancora non ha messo radici profonde e rimane sulla superficie. Ci sono delle, c'è una situazione probabilmente legata al passato che un po' ferma, un po' blocca questo andare avanti di questo, diciamo, sentimento che è comunque altalenante. Ecco, diciamo che è una situazione un po' particolare. Silvana, un abbraccio fortissimo anche a te. Non ti preoccupare, ti ringrazio anzi che mi segui. Quindi, dato che mi segui, spero che tu adesso mi ascolti un attimo, perché voglio prendere una carta particolare che l'avevamo anche fatta tempo fa. È una carta. Ed è una carta da parte dei maestri stellari dell'Alleanza Galattica di Anne Givenaud. Ivano, non so, ti... c'ho tutti i libri, cioè io veramente, io sono di sasso, però mi ricordo i visi, io so sì, i visi sì, i miei nomi. Allora, vediamo per Silvana, eh. Per Silvana, mamma mia, quanto è bella. La carta è la numero 14 per Silvana, vediamo, ecco se la vedete. E dicono: non cercare aiuto fuori da te, accetta di percorrere da sola un pezzo di strada interiore e non sentirti mai abbandonata, perché la luce non ha limiti. Stai
Spero che Silvana possa aver sentito. Allora, Melissa Palmieri mi chiede se troverà l'amore. Che belle, una grandissima consolazione. Mamma mia, che carte belle! Cioè, delle carte veramente molto belle. E quindi la risposta è assolutamente, assolutamente affermativa, perché c'è una felicità in arrivo. Tu sarai una giovane fortunata e innamorata. Quindi, assolutamente sì. Esci proprio te, eh? Te, proprio come figura principale di questo piccolo giretto, con la soluzione proprio dei tuoi problemi rispetto non soltanto all'amore, ma un po' a tutto, c'è cioè una felicità in arrivo e tu sarai una giovane fortunata innamorata. Al di là di un periodo che tu pensi che sia abbastanza brutto, abbastanza gramo, ma non è così, perché anche il periodo che tu hai passato serve per farti diventare più forte e più pronta a questa situazione che arriva a te. Avrai potenza e sicurezza. Guarda, veramente carte molto interessanti, eh? Molto, molto interessanti. Comunque la risposta è assolutamente affermativa. Sì. Allora, Silvana, amore, ti ho mandato adesso un messaggio da Maestri Stellari. Dai, prendilo così com'è. Va bene? Allora, invece, Melania Gerbino, scusami, se avrà un po' di serenità. Allora, il periodo non è concluso, quindi diciamo parlare di serenità forse è un po' prematuro, ci sono delle cose che stai mettendo in ordine e comunque forse questa tua, tra virgolette, solitudine è dettata da un fattore affettivo-emotivo che piano piano sistemi però. Qui mi parla di un'introspezione verso te stessa però, come se tu avessi bisogno di ritrovarti per poi rinascere sotto certi aspetti e stare poi meglio. Parla di una profonda crisi tua intima a livello personale, che però piano piano, quasi con l'aiuto però proprio di te stessa, riesci a venirne fuori da questa situazione. Quindi la serenità dipende un pochino da te e da cambiare proprio l'energia e le situazioni che non devono più appartenere a te in questo momento, che è un po' delicato. È un po' delicato per te, eh? Un pochino tanto delicato, sì. Allora, Tinuccia B. Ho problemi di linea, non so se mi hai risposto. Mia figlia andrà bene all'esame di domani? Vediamo, eh. Aspetta però, come si chiama la figlia tua? Allora, aspetta, Tinuccia, mi serve il nome e la data possibilmente. Ah no, no, me l'hai data. Me l'hai data. Ah, ok, aspetta allora. 7 aprile 2000. Lei è uscita, vediamo, eh. Lei è uscita. È tanto agitata, deve stare attenta perché è tanto tanto agitata. Se si fa prendere dall'emozione diventa un rischio e un problema, capito? Deve assolutamente andare là tranquilla perché ce la fa, però senza agitazione perché sennò a questo punto perderebbe, capito? Attenzione, comunque digli che deve fare attenzione, eh. Vediamo, aspetta però. Digli assolutamente che deve stare tranquilla, tranquilla e che il pensiero deve essere è come se già l'ho fatto e è andato bene, perché se no è un macello. Quindi ecco, comunque sì, dai, digli deve stare solo tranquilla. Che non è facile l'esame, capisco che insomma, sto paroloni. Un abbraccio, Melania, forte forte. Allora, ciao Patrizia, sono nuova con te. Troverò e ma oddio. Sono nuova con te, troverò mai se troverà un amore stabile.
Ninetta? Mamma mia, signore mio. Ma, cioè, diciamo un passato abbastanza nefasto, diciamo, sotto l'aspetto amoroso. Allora, momentaneamente proprio, in questo, diciamo, periodo è difficile, è molto difficile. Proprio un amore, ci sono delle conoscenze, sì, ma nella superficialità. Probabilmente è più avanti, questa domanda la dobbiamo fare un pochino più avanti, perché per adesso, momentaneamente, le carte che hai sono carte che non parlano esattamente proprio di amore, anche se tu lo cerchi e lo vorresti tantissimo. Mi parlano di altro, ma non proprio rispetto alla, diciamo, all'affettività, all'amore quello vero e sincero, eh? Quello che magari un po' tutti quanti vorrebbero, no? Perfetto. Ragazze, mi raccomando, perché non avendo la mia moderatrice stasera, Antonella Virzì, non vorrei fa macello, capito? Perché siete adesso a parte tutto, però tante. Prego, prego. Allora, Lidia Martina, ciao Patti, ciao. Come stanno? Ok, allora vediamo un attimo come va per Lidia rispetto alla persona con cui. C'è una forte altalenanza, eh? C'è una forte altalenanza, però diciamo che c'è un va migliorando però la situazione, c'è una miglioria, c'è qualcosa che viene a te che ti fa star bene, con successo ci sono strade aperte, c'è un confronto, un qualcosa che comunque farai con lui e che porta benessere, è come dire un chiarimento, come se tu gli dici guarda tu, e tu ti senti anche liberata rispetto a questo e è un parlare, un colloquiare positivo, quindi quando andrai a toccare certi argomenti e certe corde sarà positivo, quindi ci sono dei cambiamenti per questa storia e sono dei cambiamenti positivi. Quindi rimaniamo con la fiducia, che tanto ce la facciamo, non è un problema. Allora, Maria Rita Audisio, sono nuova, grazie, grazie a te. Sul lavoro c'è crisi. Allora, andiamo sul lavoro, eh. Sul lavoro. Ce l'hai però delle offerte lavorative, sono piccole cosine per ora, però comunque ce l'hai, eh? Ce l'hai, sono piccole situazioni che piano piano verranno sbloccate, perché c'è una strada a livello lavorativo che si apre, ma è una strada di, per ora bloccata, ferma, che ti rende molto nervosa, beh, ovviamente. Molto nervosa, instabile anche sotto il profilo psicologico perché ti crea un'ansia, una rabbia, un nervoso non indifferente. Però la situazione va a migliorare. Va a migliorare. La situazione va a migliorare. Quando migliora la situazione? Quando migliora la situazione? Ecco, infatti, ecco, a casa c'è nervosismo, sei molto agitata. Ne parli, ma è come se le persone nemmeno, cioè, ti danno ascolto, ma fino a un certo punto. Poi arriva però una consolazione per te, una fortuna all'improvviso, per te c'è una strada aperta proprio sul lavoro. Sul lavoro, qualcosa che ti arriva tramite posta, vabbè, qui lettera, però posta tramite messaggio, un curriculum che hai mandato o più curriculum, qualcosa che ti arriva, tramite messaggio o chiamata, che sarà veramente positivo, veramente positivo. Quindi, e adesso magari un momento un pochino più ostico, più, diciamo, drammatico sotto certi aspetti, ma poi passa. Allora, Tizi Fede, buonasera, riuscirò a vendere la campagna? La campagna. Riuscirà a vendere la campagna? Sarà un pezzo di terra, sarà. Riuscirà Tiziano a vendere la campagna? Vediamo, eh. Tiziano a vendere la campagna. Momentaneamente no. No,
No, per ora in questo momento, in questo frangente, la risposta è assolutamente negativa, ma proprio negativa, nel senso è difficilissimo, quindi la risposta non è positiva, mi dispiace, la vedremo più avanti. Anna Zagaria. Perfetto, vediamo se per Anna c'è qualche novità nei prossimi giorni. In viaggio per te ci sono delle novità. Caduta proprio la carta della novità, della notizia. Sì, avrai delle novità circa una giovine donna. Quindi la risposta affermativa sono delle novità molto interessanti per te e per l'amore di tuo figlio. Chiacchiere e pettegolezzi, ma c'è un fondo di verità rispetto a una persona che è vicino a lui che non è proprio di buona fede. Quindi delle novità arrivano. Cristina Ferrasti. Allora, lavoro, mi chiamano come tutor, ci tengo tantissimo. Allora, aspetta. Cristina verrà chiamata come tutor. Verrà chiamata come tutor perché ci tiene tantissimo. Cristina verrà chiamata come tutor. Allora, verrà chiamata ma non adesso. Ci sono delle difficoltà qui, eh? Allora, ci sono delle difficoltà, quindi momentaneamente la mia risposta è negativa, quindi per adesso no. Un pochino più avanti è probabile, perché c'è una strada che si sblocca, ma adesso non vedo chiamate per questa cosa. Angela Calabrese. Buonasera, come finirà questo 2023? Grazie, è la prima volta che ti seguo, grazie a te. Allora, vediamo come finirà per te questo 2023. Vediamo che succede in questi ultimi mesi del 2023. Vediamo quello che viene, ovviamente, perché la domanda è abbastanza larghissima, direi, no? Molto. Allora, per te ci sono delle novità, ci sono delle notizie che arrivano, se aspetti qualche notizia a casa di qualche componente della famiglia, arriva e porterà gioia. Diciamo che questo 2023 non finisce male, anzi, entrano delle situazioni a te anche buone, non so se stai facendo un percorso o qualcosa, o che pensi di fare qualcosa, magari che non è per il 23 ma sarà più avanti. Però c'è una strada aperta, c'è un progetto a te utile che si evidenzia, c'è qualcosa che finisce, qualcosa che comincia. E sono carte molto aperte, quindi c'è parecchio, insomma, da dire, ma tutto sommato finisce bene, insomma, come anno. È un buon anno, soprattutto probabilmente quello che verrà. I mesi invernali saranno tanto positivi per te, molto buoni. C'è però qualcosa che finisce, qualcosa che inizia. Questo dopo deve risuonare a te. Con molta forza, molto coraggio. Forza, coraggio, forza, coraggio. Sì, ecco, di nuovo anche qui. C'è una situazione che finisce, un'altra che inizia con tanta soddisfazione. Una ricerca tua prepositiva. Una ricerca tua prepositiva che dà i frutti e i mesi che verranno saranno veramente buoni, come a raccogliere i frutti di qualcosa che tu hai seminato e soprattutto qualcosa in cui tu non è che proprio ci credevi tanto, eh? Qualcosa che, a cui tu poco credevi, però sono buoni i mesi che verranno. Allora. Rita Annunziata, ci sarà una svolta, la svolta lavorativa che attendo? Periodo buio. Vediamo un po' se c'è una svolta lavorativa dopo un periodo buio.
La risposta è affermativa, assolutamente sì. C'è una svolta positiva che proprio prende tutti i campi, eh? Quindi ci stanno delle cose che vengono a te veramente buone, inattese, inattese. C'è una fioritura, c'è uno spostamento che tu aspetti, quindi assolutamente buone sono le carte. Le carte sono molto buone, parlano di una svolta decisiva, di qualcosa che viene inaspettato, che fa bene al cuore, che ti risolleva, che crea gioia in te. Oh, c'è la soluzione, la buona uscita degli affari. Oh, finalmente, vedi, dopo tante indecisioni, tanti dubbi, tante cose anche andate male, c'è proprio la risoluzione del problema principale che va, prende tutto però. È tutto. C'è un grandissimo cambiamento. Un grandissimo cambiamento sta arrivando, eh? E poi c'è un cambiamento che non è soltanto sotto la sfera proprio del lavoro, ma c'è anche qualcosa che prende sentimenti, c'è una vittoria, c'è un amore fedele, c'è qualcosa che avviene a te che proprio te fa sta veramente tanto bene. Carte veramente belle. C'è finalmente la tranquillità che aspetti. C'è qualcosa però. No, aspetta. Sì. C'è un qualcosa che arriva. Vabbè, comunque tutto adesso sono molto buona. Adesso, se no qui ci sto 2 anni io. Perché dopo vado a andare a vedere. È meglio che non lo faccio perché. No, no, molto molto bene. Quindi non ti preoccupare, la risoluzione del problema è vicina. Quindi assolutamente sì, la risposta. Sì, ecco, infatti, vedi, ridere a questo, perché ci stanno talmente tante cose che, capito? Però assolutamente la risposta è positiva, Rita, è assolutamente positiva. Perfetto, perfetto. Allora, diletta d'olivo. Lucia, aspetta che dopo vengo da te perché ho visto che mi hai scritto un po' di volte. Adesso però c'ho Diletta, ho visto Diletta d'Olivo che voleva sapere quali erano i doni e i talenti. E prendiamo su questo le carte idonee che sono questi oracolari. E poi prendiamo le carte del channeling se le trovo. Eccole. Allora, vediamo Diletta, vediamo un po' che ci dicono per quanto riguarda i doni e i talenti. Sei un channeling tu? Diletta, scusa, che hai fatto per caso qualcosa a livello di channeling? Per caso? Mi puoi rispondere Diletta un attimo? Dopo arrivo da voi, eh? Qualcosa, un channeling. Sei un canale comunque. Un canale. Anche grosso poi oltretutto. Allora, io da Diletta devo sapere 2 cose. Se ha mai fatto channeling, se ha fatto dei corsi, e se ha fatto qualcosa a livello di Akasha. È importante che lei mi risponda. Diletta. Eccola. Eccolo, hai fatto soltanto Reiki tu? Hai fatto soltanto un percorso Reiki? Che soltanto c'è. Cioè, perché sei un channeling, secondo me. Cioè, da quello che vedo dalle carte, ma non sei proprio avvertita sta cosa forte. Cioè, è un bel canale. Con Reiki lo ripulisci, quindi. Hai mai fatto o hai mai studiato tutto ciò che. Akasha, eccolo. Perfetto, benissimo, a questo mi interessava. Hai fatto il primo e il secondo livello? Leggi i registri in pratica? Perché se è così e non ci riesci, non è vero che non ci riesci, perché tu sei un gran canale, proprio legato al mondo akashico, eh? Sono questi, eh? Cioè tu hai. Mamma mia, è fortissimo proprio quello che tu hai, è potentissimo. Avendo fatto Reiki. Cioè la possibilità ovviamente, visto che con gli autotrattamenti metti anche a posto l'energia, no? L'energia. Dovresti lavorare tanto sui chakra superiori.
Non riesco a leggerli. Mannaggia. Vabbè, adesso io non mi posso soffermare qui. Comunque, guarda, tu sei un gran canale. Sei un grandissimo canale. Devi assolutamente rileggere tutto quello che è Akasha. Io ti consiglio un libro che è stupendo. Allora, se tu hai fatto Akasha, significa che tu fai parte un po' di questo mondo, perché non a tutti risuona e non tutti la fanno. Quindi devi fare un percorso tuo proprio, perché ce la fai, perché sei un canale. Meditazioni, 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 ripulitura e poi rifai da capo. Adesso non so con chi hai fatto il corso, no? Però magari cerca di ricordarti bene e poi comincia a scrivere perché c'hai anche quello tu, lo scrivere. Cioè, con te ci sarei 2 ore perché allora il libro che ti consiglio, che poi l'avevo consigliato anche a un po' di persone, è Lo spirito di Moania. Adesso non mi ricordo, sta di là messo il libro. Adesso scusate, non mi ricordo il titolo. Scusa, eccolo, mamma mia. No, perché qui con Diletta io ci sarei 2 ore, però. Allora, questo è il libro che io ti consiglio, che poi non è che consiglio soltanto a lei, lo consiglio un po' a tutti. Chi sente soprattutto un po' di legame con quello che può essere Lemuria e quello che può essere Atlantide. Ecco. Sei super mentale. Lo so, non è facile togliere la mente, però ci stanno un sacco di esercizi. Poi vabbè, se in caso. Se mi vuoi chiamare più tardi, magari anche domani ti dico io come devi fare, te do dei consigli, va bene? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ma puoi cercare assolutamente sì, così ti dico quello che devi fare. Ti aiuto su questo aspetto. Perfetto, benissimo. Diretta d'abbraccio forte, non ti preoccupare che ne vieni fuori. Anch'io l'ho messa come te, se non peggio, quindi, ma no, con i registri, con tutto. Prego, Diletta, è stato un piacere. Allora, fammi rimettere un attimo a posto questo. Allora, io volevo Lucia Gori, che l'ho vista un sacco di volte che mi ha scritto, però mo adesso, perché mi ha detto che è tanto agitata, no, Lucia? È vero, Lucia? Mi ha detto che è tanto agitata, tu. Sei tanto agitata, quindi allora vuoi sapere se questo mi serve? Scusate tanto ragazze, mi serve un attimo Lucia Gori che mi ha scritto tante volte, io l'ho letta, però con Diletta mi sono un attimo soffermata perché ho avvertito proprio questa grande forza che non riesce a gestire, capito? E tante di voi siete messe così. Allora, Lucia Gori. Allora, un attimo, facciamo con calma tutto, però io volevo un attimo Lucia Gori. Io voglio Lucia Gori. Dove sta Lucia? Allora, adesso volevo provare a vedere se riuscivo a trovare Lucia. Lucia Gori, se ci stai, per favore mi scrivi il problema. Oh, eccola, tanto nervosa. Ok, ecco Lucietta mia. Adoratissima Lucia. Che è un'anima meravigliosa lei. Lucia. Lucia. Sì. Ma tanta agitazione perché c'è sta fermento, ci stanno delle cose che comunque non vanno bene, c'è il discorso della famiglia che comunque deve essere gestito. Sei tu che sei un po', diciamo, sullo scoglionato, per non dirla tutta. Però è un momento, nel senso, vedi, poi piano piano c'è bisogno di parlare, c'è bisogno di comunicare, c'è bisogno di esprimerti, ma lo dovresti o lo vorresti fare con le persone che stanno un pochino al tuo livello, no? Anche a livello vibrazionale, cosa che in questo momento diciamo non hai, quindi soffri tanto anche un pochino questa diciamo solitudine d'anima, no? Però piano piano la cosa la gestisci, tu ci avresti bisogno proprio di parlare e di colloquiare con una persona che ti capisce e che non è facile trovare una persona che magari un attimino, no? Ti stimola, ti capite? Ti stimola anche, dai, su, anche con leggerezza. Non è facile, però piano piano, guarda, arrivano a te persone però inaspettate, che magari non c'entrano niente, è come se fossero mandate, proprio per farti stare un pochino meglio, capito? Quindi non ti preoccupare, lui, Lucia ce la possiamo fare. Poi tu sei meravigliosa, quindi ce la fai sicuramente. Al mille per mille. Allora, un attimo però, Lucia, perché per te ti voglio leggere una carta non dei maestri stellari, ma dai maestri proprio in genere, non i maestri delle stelle, ma proprio i nostri maestri, no? No, le guide, proprio i maestri. Vediamo i maestri che cosa dicono per sollevare un pochino l'anima di Lucia. Per Lucia. Ecco,
Lucia. Allora, il messaggio è: posso accettare me stesso come essere vibrazionale. Quando inizierai ad accettare te stesso come essere vibrazionale che attrae tutte le cose che entrano a far parte della tua esperienza, quando capirai la correlazione tra ciò che pensi, provi e ricevi, avrai le chiavi per passare da dove ti trovi a dove vuoi essere in relazione ad ogni tuo desiderio. Pensaci, perché è un messaggio molto bello, ma anche molto forte. Molto forte, molto molto. Daniela Persico. Ciao Patrizia, ciao Daniela. In settimana dovrò fare un colloquio di lavoro. Come andrà? Vediamo, Vediamo, sì. A Daniela, questo colloquio che avrà in questa settimana andrà bene. Allora, la risposta non è molto positiva, ovvero, quando farai questo colloquio c'è qualcosa che non ti risuonerà, quindi sarai proprio tu. C'è qualcosa che non ti suona, non quadra. Probabilmente non è esattamente quello che tu credevi o quello che tu vorresti, oppure che magari anche a livello economico o quant'altro non è proprio positivo. Quindi questo colloquio, per come vedo e come leggo le carte, in questo momento non va esattamente come dovrebbe. Ecco, la risposta non è bellissima. Perfetto. Vediamo, Anna Albano, ci sono novità sul lavoro? Vediamo, per Anna Albano. Vediamo, prego Daniela. Sì. Sono cadute le carte. Allora, ci sono novità, però sono novità positive, ma anche novità che non è che ti piacciono tantissimo. Nella maggior parte la novità, diciamo che c'è successo, quindi tutto sommato potrebbe essere un sì, ma in mezzo c'è anche qualcosa che disturba, qualcosa che ti fa dispiacere, che ti fa manco dispiacere, che ti fa arrabbiare. Però delle novità ce l'hai, delle novità ci sono. Forse sono più quelle positive che quelle negative, perché comunque le carte sono abbastanza buone, non so, proprio bruttissime. Però c'è qualcosa che stona e c'ho parecchie spada che un po' stonano, capito? C'è qualche notizia dentro che non ti sconfinfera, che non ti aggrada, però tutto sommato la risposta è positiva. Allora, Anna Bertuzzo, Carlo è tornato con buoni propositi, è sincero e li manterrà? Vediamo, vediamo se Carlo è tornato con buoni propositi e soprattutto se li manterrà. Allora, momentaneamente la risposta è affermativa, quindi sì, lui è tornato con buoni propositi e sembra quasi che li voglia mantenere, però la sua forte altalenanza a volte potrebbe a te creare dei blocchi, dei fermi, delle piccole sofferenze, va bene? Però rispetto allo specifico, alla domanda, sì, è tornato ed è tornato con sincerità, quindi la risposta è affermativa, sì. Filomena, Filomena Scalise, vedi un cambiamento significativo nella mia vita? Grazie Filomena, grazie tante. Allora, sì, la risposta è affermativa, la risposta riguarda l'aspetto, penso, lavorativo, perché qui mi dà l'aspetto economico lavorativo, non so se c'è un progetto, c'è qualcosa che devi fare, se c'è qualcosa che devi fare a livello di progetto economico lavorativo, la risposta è assolutamente positiva, le carte sono prepositive, le carte sono dominanti, un periodo molto buono che vai ad avere, che porta il successo, è come se tu finalmente prendi il frutto tanto agognato, tanto sospirato, l'attesa è finita, le carte sono molto buone, quindi la risposta è molto affermativa. Aspetta a te un periodo veramente buono, molto buono, ma soprattutto il profilo dell'economia, della professione, dei soldi comunque. Vediamo,
Ecco, infatti, dopo magari un insuccesso, magari dopo cose che non sono andate esattamente come dovevano andare, c'è una rinascita molto grande sotto molti profili della tua vita, di questa incarnazione, di questo momento. E c'hai delle carte molto buone per proprio quello che verrà. Carte molto interessanti sotto il profilo, però ripeto, proprio dell'economia, della professione. Molto buone. Vai, Filomena, molto buone, eh. Per Filomena mi sento anche una cosa, se posso e spero che ti faccia piacere, vorrei prenderti una carta dai maestri. La carta dei maestri dice: cosa accadrebbe se la fonte fosse nei miei panni fisici? Non è compito tuo far accadere qualcosa, il tuo compito consiste semplicemente nel determinare ciò che vuoi. Se fossimo nei tuoi panni fisici, dirigeremmo la nostra attenzione verso l'allineamento con i desideri e le preferenze che abbiamo precedentemente lanciato. Percepiremmo in modo consapevole la nostra tendenza ad allinearci. Molto interessante, Filomena. Molto, mi ha colpito. Bella. Belle, queste sono veramente belle, sono veramente, veramente belle. Nicoletta Fagioli, ciao, ciao Nicoletta. Purtroppo nel mio lavoro di lavoro le cose non vanno granché. Vediamo se migliorano, eh. Beh, in effetti più che altro è tanto, tanto, tante incombenze, tanto impegno, tante relazioni, tante cose che devi mettere in ordine, cose inaspettate che vengono a te, agitazione, anche un po' di insicurezza, eh? Comunque sei stanca, comunque ti stressa, comunque non sei contenta perché comunque sei, forse anche un po' l'inizio, eh? È l'inizio. Quindi magari l'inizio un po' spaventa, un po' d'agitazione ci può stare, però per te c'è cambiamento favorevole. Quindi è un periodo iniziale di stanchezza, magari anche psicologica, ma che poi, con ruota di fortuna, oltretutto carte veramente interessanti, va in ogni caso come deve esattamente andare, cioè benissimo, anche perché hai tutte le carte in regola per fare assolutamente quello che fai in maniera perfetta. Quindi Nicoletta, non c'è problema. Mamma mia, Silvana, fai la moderatrice stasera? Grazie. Qualcuno deve aiutarmi a fare. Ragazze, mi devo aiutare perché qui, cioè, non è facile, eh. Allora, Mira Montagna, ciao cara, ci riprovo. Quando inizierò a lavorare nel mio nuovo servizio? Allora, io adesso metto, entro la fine di settembre, va bene? Perché, eccolo. Allora, vediamo se Mina. Eccola, una risposta affermativa, secondo me anche un po' prima, perché già mi è caduta la carta dell'affermazione. Mina Montagna. Allora, io ho messo entro la fine di settembre, ma io a mio avviso e credo sia anche un pochino prima, quindi è una questione proprio di poco, eh. Non andiamo a più là di settembre in ogni caso. E c'è fortuna per te, c'è fortuna, c'è molta considerazione per questo cambiamento dove vai, quindi sarai molto apprezzata. Hai delle paure, delle insicurezze, diciamo delle piccole paranoie che poi vengono però assolutamente tolte nel momento in cui tu vai e ti mostri per quello che sei, una persona eccezionale. Sono belle le carte, Mina. Grazie, Anna Rita. No, non ti preoccupare, scriveranno, io più di così. Allora, Filomena mi dice, esatto, hanno ragione, perché ho un periodo di stagnazione e mi dicono di restare allineata con i miei desideri che ho dichiarato. Brava, brava Filomena, ma ce la fai, eh? Ce la fai benissimo. Allora, invece, oddio, invece, Sara Colombo, ci saranno novità per me in amore, Sara Colombo, del 78. Allora, in amore, qui c'è in amore un grande un casino.
Allora, diciamo che c'è fermento in amore, no? Nel senso, è un fermento perché tu magari vorresti tanto, no? Trovare magari una persona, però sei ancora, per quello che posso vedere, un pochino forse legata a un passato, a qualcosa che tu non hai dimenticato, che ti è rimasto qui. E quindi non riesci in questo momento proprio di vita, come se tu stai lì, aspetti qualcuno che deve tornare, capito? E quindi non sei esattamente pronta in questo momento, ecco quello che dicono. Non sei pronta e non hai l'apertura di cuore giusta per trovare una persona, ma è solo in questo momento. Quindi vedrai che più avanti le cose si aggiustano assolutamente. Per te voglio tirare fuori una carta dei maestri stellari, perché mi risuona di più per te, non lo so, come mai, però allora, vediamo. Oh, che bella questa, ci piace la carta numero 38, è bellissima. Oh, bella, guarda che bei colori. Queste bisognerebbe comprarle soltanto per ammirarle, perché sono bellissime, poi contengono tutti i codici per il DNA. Allora, la carta numero 38 è uscita da parte dei maestri stellari, che dice: siate veri e a poco, accettandovi, amandovi, eliminerete i punti di ruggine che ancora ostacolano il vostro cammino, perché imparerete a conoscervi. Molto, molto, molto interessante. Allora, Doriana Petrini, ciao Patrizia, ciao Doriana, partirà con il piede giusto il mio progetto? Vediamo Doriana, vediamo. Allora, per Doriana, partirà con il piede giusto il progetto? Progetto di Doriana. Sì, la risposta è assolutamente affermativa, eh? Partirà con il piede giusto e sarà un progetto con soddisfazione e lucro. Nel senso che comunque ti porta bene anche sotto l'aspetto emotivo e psicologico. Quindi la risposta è assolutamente positiva. Molto molto bene. E per te avrei tanto piacere di estrarre una carta da parte dei maestri. Vediamo. I maestri dicono: raggiungerò il pensiero che mi può far sentire meglio e al quale ho accesso. Devi sempre cercare di raggiungere una sensazione di sollievo che nasce quando lasci andare un pensiero che oppone maggiore resistenza. E lo sostituisci con uno che ti fa sentire meglio e che permetta ciò che desideri di avvenire. Il flusso di benessere scorre costantemente attraverso di te e più gli permetti di fluire meglio e meglio ti sentirai, più gli resisti e peggio ti sentirai. Spero che questo ti possa risuonare. Grazie a te Doriana, un grande abbraccio. Allora, Anna Grimaldi mi chiede: vede per me in arrivo un amore? Grazie mille, prego Anna. Adesso vediamo. Allora, no, momentaneamente non vedo, vedo delle persone che uno può conoscere, vedo delle persone che arrivano e partono, nel senso, quindi diciamo non c'è costanza, non c'è stabilità. Quindi momentaneamente non c'è nessuno che può in qualche modo interessarti, perché poi sei anche abbastanza giustamente selettiva, ti piace in un certo modo. Giustamente, non ti accontenti giustamente. Quindi diciamo che momentaneamente però non c'è nessuno che valga la pena. Però delle conoscenze arriveranno. Arriveranno delle conoscenze. Ok.
Ornella, ci riprovo. Ciao Patrizia, vedi qualche novità per me in amore? Vediamo un po' Ornella. Che poi Ornella è anche bellissima. 1976, Ornella. Se ci sono delle novità. Assolutamente sì. Sì, ci sono delle novità che tanto desideri, tutto ciò che desideri in questo momento sotto la sfera emotiva d'amore, tu l'hai. Quindi se aspetti qualcosa o qualcuno, esso c'è, esso è presente. È in viaggio per te qualcosa che ti farà veramente piacere. Ai coppi di casa c'è serenità, allegria e brindisi, quindi c'è qualcosa di festa, qualcosa che arriva a te e ti fa veramente gioire. Quindi la risposta è assolutamente, le carte sono molto buone, è assolutamente molto 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 positiva. Belle. Antonio Masullo, buonasera, un abbraccio forte. Allora, per Antonio Masullo, che io stradoro perché è bravissimo, io consiglio a tutti di sentire le sue dirette che sono meravigliose e sono magiche. Vorrei tirare fuori una carta da parte dei maestri. Posso, Avvocato Masullo, fare questa cosa per te? E non vedo l'ora che c'è la diretta tua. Allora, per il nostro carissimo, vorrei prendere parte dei maestri. Per il nostro Masullo, il successo dipende dalla gioia che provo. Quando sei entusiasmato dal successo di un'altra persona, significa che sei sulla buona strada per ottenere il tuo. Il successo non dipende dal compimento. La misura del successo nella vita non coincide con l'ottenimento di denaro o cose materiali. La misura del successo corrisponde decisamente alla quantità di gioia che provi. Bellissimo. E poi calza tanto per quello che è la magia di quest'anima meravigliosa. Bene. Allora, Daniela Michela Annunziata mi chiede: il suo ragazzo si laureerà entro dicembre? 7 gennaio. Ma Francesco Capricorno è nato lo stesso giorno di mia figlia. Bene. La risposta affermativa, ce la fa. Sì, poi dopo ci farei sapere. Comunque la risposta è affermativa, eh? Vediamo anche sul tarocco. Sì. Assolutamente sì, ruota di fortuna e mondo. Ragazzo molto fortunato. Bene. Sono tanto contenta. Carte veramente propositive. Bene. Allora, Maria Sabia, riuscirò a realizzarmi nel lavoro olistico? Allora, sì. La risposta affermativa, non è dura, no? La strada, però la percorri con tanta forza, con tanta tigna, tra virgolette, quindi ecco, ci devi mettere tanta tigna, nel senso non devi scoraggiarti, magari se un momento può essere così, però c'hai tutte le capacità, c'hai proprio le carte in regola per il successo, sei forte, sei determinata, mi raccomando la costanza e essere proprio determinata. La risposta è affermativa, sì, molto, è un sì netto. Allora, Maria Lia, ci riprovo. Cara Patrizia, mi piacerebbe sapere come andrà in tribunale. Ok. Sì, la risposta è assolutamente sì, ce la fai, ce la fai.
la fai, tu c'hai tanta protezione, tanta, sei tanto protetta, c'hai una forte protezione da parte del mondo dello spirito, sei fortemente connessa e fortemente protetta. Quindi la risposta è assolutamente affermativa. Ce la fai o io otterrai. Allora, vediamo. Assolutamente sì, assolutamente sì, con determinazione, forza e coraggio, con temperanza la risposta è affermativa, sì. E per Maria Lia, una carta per te da parte dei maestri. Che dire di questi bambini innocenti? Anche i tuoi bambini offrono vibrazioni a cui l'universo risponde e proprio come te, anche i più piccoli, sono influenzati dalle vibrazioni di chi li circonda. Ciò nonostante stanno creando la loro realtà e proprio come te, molto prima della loro nascita fisica, hanno dato avvio all'esistenza che stanno vivendo ora. E io qui ti abbraccio forte per la grandezza che tu hai. Bene. Allora, buonasera cara. Potresti dirmi se arriverà la chiamata di lavoro con ta che tanto aspettavo? Vediamo, eh. Allora, diciamo che la risposta è affermativa, ma non è adesso. Ci sono delle difficoltà, ci sono dei blocchi, c'è un po' un fermo in questo momento, ma che viene sbloccato. Quindi non è subitissimo, c'è da aspettare un pochino, c'è da aspettare un pochino. Bene? T'abbraccio fortissimo, Maria, fortissimo. Allora, Nunzia De Placido, ciao Patrizia, come andrà il mio lavoro? Grazie mille. Nunzia, se poi mi metti anche la data di nascita, io ti ringrazio, riscrivemelo. Grazie Anna Rita, brava, grazie Anna Rita, grazie Anna Rita. Giancarlo, c'è un messaggio per me da Maestri Stellari? Allora, vediamo per Giancarlo, eh. Per Giancarlo, vediamo che dicono i Maestri Stellari. Per Giancarlo. Che bella, mamma mia. La carta è la numero 18. Guarda bella Giancarlo. Non so se riesci. Mamma mia, quanto è bella. Allora, la gioia e l'amore consentono un campo di coerenza fra varie forme di vita per mantenere e generare la vita. Se questo campo scompare perché non viene alimentato, allora non c'è niente più niente che possa continuare a fiorire sul piano sottile quanto su quello fisico. È bellissima, vero Giancarlo? Mamma mia, guarda. È meraviglioso. Questa è bellissima proprio. Sono tutte belle, però qualcuna, questa la trovo spettacolare. Molto bella. Tania Nosella. Ciao Tania, arriverà la chiamata dalla persona che aspetto da tanto? Per Tania. Per Tania. Momentaneamente ho un fermo sulla chiamata, però c'hai delle notizie. Delle notizie potresti riceverle, ma non sono notizie che lui ti dà, non sono notizie dirette, ma sono delle cose che tu vieni a sapere, ma non c'è ancora una chiamata da parte di lui, questo no, mi dispiace. Allora, Alessandra Ale.
Buonasera Pat, buonasera Ale. Ci sono delle novità lavorative? Andiamo, eh. La risposta è sì, è anche molto presto, molto a breve. Più proposte. Ci sono più proposte a livello lavorativo, ne arrivano parecchie, entro la fine dell'anno comunque tu trovi, eh? Trovi qualcosa di più, cioè qualcosa di importante, anche un indeterminato potrebbe arrivare. Quindi la risposta è assolutamente affermativa. Poi magari ci risentiamo un pochino più avanti, ma sì. Francesca Volpi mi chiede se riuscirà ad acquistare la casa dove abito. Adesso sto a pensare, avevo trovato un incanto prima, tanto carino, ma non mi ricordo dove sta il libro. Madonna. Proprio per le case. La risposta è affermativa da una parte e negativa da un'altra, quindi è un ni. Quindi io direi, aspetta, vediamo un attimo, direi che ce la fai a comprare la casa dove stai, ma non è una cosa che succede nell'immediato. Però la risposta è sì. Sì. Sì, ce la fai. La risposta è affermativa. La risposta è affermativa. È più avanti. Assolutamente sì, c'è il giudizio, cioè carte veramente buone, propositive al mille per mille. Sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora. Nunzia De Placido. No, scusate che ci mancherebbe. Come andrà il mio lavoro? Vediamo per Nunzia, eh. C'è un po' di altalenanza a livello lavorativo, però va bene, nel senso, sono momenti. La risposta è affermativa, perché poi c'è anche un innalzamento, qualcosa che ti fa stare bene, che porta giovamento nella tua interiorità. Quindi la risposta è affermativa, andrà bene. Va bene, va bene. Prego Francesca. Prego Francesca. Grazie Anna Rita, che stasera stai a posto da Antonella Virzì a fare la moderatrice. Allora, bevo un goccino di acqua. Allora, Sara Campagna, riuscirò a trovare il coraggio e il luogo giusto per ampliare la mia attività? La risposta è affermativa. Perché c'hai questo? Questa mancanza di coraggio, che è che ti ferma su questo? È un blocco, è un fermo, paura, indecisione, paura di perdere, paura di perdita in altri sensi. Però tu c'hai anche tanta ruota di fortuna sopra, come se fossi benedetta, aiutata, ispirata sotto certi aspetti, quindi non devi avesse paura. Guarda, assolutamente ci avrai la forza, ci avrai il coraggio, ci avrai proprio la temperanza con ruota di fortuna poi che vanno a chiudere. Quindi la risposta è assolutamente affermativa. Comincia anche già a fare il progettino perché ti va bene, eh? Ti va molto bene. Allora, ti va molto bene. Ti va molto bene. Sì. Ti prendo una carta però. Prendo una carta per la parte dei maestri. Vediamo che ti dicono, eh. Allora, per ricevere ciò che voglio, non devo rivoltarmi contro ciò che è indesiderato. C'è un universo in espansione, tutte le cose devono essere permesse. In altre parole, per capire e sperimentare ciò che desideri, devi comprendere quello che non desideri, perché per poter essere in grado di scegliere e focalizzarti, devono essere presenti e compresi entrambi. Capito? Grande verità. Più
Pina, un abbraccio fortissimo, ti abbraccio forte, forte, forte e un saluto alla Spagna. Allora, Nicola Anselmo, Patrizia, perdonami, non ho capito se mi hai dato risposta per l'udienza domani in tribunale. Sono confusa. Non penso però di aver dato la risposta a te, Nicola. Io penso di averla data a Maria, la risposta del tribunale per domani. Qual era la domanda? C'è l'udienza domani? Allora, Elga Noemi Almada Rosario, ciao Patrizia, sapete che e ho due opzioni, mi vedi in casa ad abitare da sola o condivisa con altri? Vediamo, eh. Vediamo se è una casa dove lei abiterà da sola o con altre persone. Vediamo, Elga. Elga. Ci sono delle figure, ci sono delle persone, quindi credo che sia una casa dove ci siano più persone. Non credo che tu vai sola, penso che ci siano più persone. Ok. Grazie, sì, è vero, Lorenzo, sono bellissimi i messaggi dei maestri. Allora, aspetta, Nicola Anselmo, mi serve la data. Allora, Nicola, mi serve la data di nascita e io ti dico solo sì e no, eh. Non vado dentro perché non conosco la situazione, capito? Allora, Stefania De Deo, ci saranno novità in ambito lavorativo? Stefania. Prego, Elga, ci mancherebbe. Momentaneamente c'è un fermo, c'è un blocco, c'è qualcosa che ferma, quindi la risposta non è positivissima. Questa magari è una domanda che possiamo chiedere. Adesso c'ho. No, le carte non. Ci sono tante cose insieme, c'è un po' di confusione, ci stanno delle cose che arrivano che non è che ti fanno proprio tanto piacere. Poi dopo c'è una via d'uscita, ma non è adesso, un pochino più là, quindi diciamo che ancora stai in un momento un po' così, un po' di. Una fase un po' giù, dai, un po' down, ma che passa in ogni caso, perché vedo che poi dopo c'è una risoluzione dei problemi, ma non è subitissimo. Ma nell'arco dei pochi giorni c'è qualcosa, c'è un sollevamento, ma non è per la domanda che mi hai fatto, non è inerente a questo, eh. Allora, Maria Romana Morini, buonasera, riuscirò a chiudere una relazione che non mi sta facendo bene a breve? Allora, ciao Chicca, ti abbraccio forte, 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 Chicca. Allora. Mamma mia, non ce la fai a chiuderla. La risposta è no, non riesci. È qualcosa che è più forte proprio. È una relazione che ti ammazza in effetti, cioè che ti crea dolore, però più forte di te. Non riesci. È qualcosa che comunque è karmica. È qualcosa di karmico, è qualcosa che ti fa male, ma nello stesso è tossica, quelle classiche relazioni che purtroppo non riesci a chiudere. Momentaneamente no, non sei pronta, ancora non sei pronta, non sei pronta. Allora, per te a questo punto, grazie Chicchetta, leggiamo una carta da parte dei maestri, vediamo i maestri che consigliano a te in questo momento un po' particolare, no? Sono un trasmettitore e ricevitore vibrazionale. In ogni momento trasmetti un segnale vibrazionale molto preciso che viene istantaneamente compreso e ricevo una risposta e subito le situazioni presenti e future iniziano a mutare in armonia con il segnale che stai trasmettendo. L'intero universo viene influenzato da ciò che stai offrendo.
Guarda, pensa, rifletti a quello che dicono i maestri, eh? Perché è molto inerente con quello che tu vivi in questo momento, con quello che è la tua vibrazione attuale, a quello che tu desideri, a quello che tu non desideri. E attento proprio alla parola, al decreto. Sarebbe un mondo, qui c'è un mondo. Allora, Chicca Soles, che è una persona straordinaria, meravigliosa, le sue dirette sono qualcosa di meraviglioso. È fantastico. Allora, per Chicca adesso, dato che lei è una delle donne più belle che veramente che io abbia in qualche modo conosciuto, non ci conosciamo personalmente, ma io la seguo ovviamente sempre. Leggerò una carta, se non è già sparita, ma se no dopo gli dico che la carta dei maestri, due gliene leggo. Una è la carta dei maestri e l'altra invece è la carta dei maestri stellari per Chicca Soles. Eccola Chicca, vedi? Adoratissima. Vediamo i maestri che dicono alla nostra Chicca, che lei fa tanto per noi. I maestri dicono: c'è solo una ragione per cui non hai già ottenuto quello che desideri. Ti stai attenendo a un modello vibrazionale non affine alle vibrazioni del tuo desiderio. Perché ci sto mettendo così tanto tempo? Quindi c'è qualcosa che Chicca desidera, ma che ancora non ha decretato bene. Capito, Chicca bella? Bene, bene. Adesso invece maestri stellari, eh? Vediamo per Chicca i maestri stellari. Che cosa ci dicono? Mamma mia, quanto è bella anche questa. La carta numero 20, guarda bella. Chicca, questa è per te. Guarda i colori. Per Chicca. La vostra incarnazione terrestre vi chiede di riscoprirlo, amare, sorridere, avere fiducia, al di là di tutti gli eventi e senza ingenuità. Sono cose che si imparano e proprio come un bambino che impara a camminare, ogni istante diventa un momento meraviglioso di apprendimento. Che grande verità. Io imparo a te, te impari a me. È così, è la vita. Beh, Stefania Piras, ciao Patrizia, riuscirò a realizzarmi professionalmente? Vediamo, eh. Stefania Piras. Stefania Piras. Sì, la risposta è affermativissima. Molto a breve c'è una situazione che crea in te tanta fortuna, voglia di farcela, con pazienza riesci ad avere esattamente tutto ciò che vuoi. Arriva un momento che tu poi hai sudato tanto nel passato, che meriti questo e te lo sei anche un po' decretato, ti sei detto adesso basta. Io voglio questo e questo sta arrivando, questo è tuo, questo ce l'hai. Quindi la risposta è meravigliosamente un sì. Assolutamente sì. Samuela, ciao amore mio, un abbraccio forte, 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 forte. Come stai? Allora, Moreno de Rodda, ciao, un messaggio per me. Allora, Moreno, ti leggerò un messaggio. Moreno de Rodda, io te lo farei dei maestri stellari. Vediamo per Moreno. 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 Oh, che bello anche questo. Questo è per Moreno. Allora, vediamo che dice. È la carta numero 06. Nessuno può amare un altro se prima di tutto non ha offerto questo dono a se stesso. Amarsi non significa tenere a sé più che agli altri. Scusate, lo rileggo da capo perché. Aspetta, sposto un po' che comincio a vedere poco.
Nessuno può amare un altro se prima di tutto non ha offerto questo dono a se stesso. Amarsi non significa tenere a sé più che agli altri, ma dedicare a se stessi l'attenzione, il rispetto, la tenerezza, la benevolenza che si provano per le persone che amiamo. Bene, Moreno, ti piace? Prego, Chicca. Mi fa tanto piacere questa cosa che hai scritto, questo feedback meraviglioso, come lo sei tu poi. Buonasera Loredana. Laura Arcangeli, per Laura Arcangeli un messaggio da maestri. Laura. Laura. Per Laura, anche il più piccolo miglioramento ha un valore enorme. C'è un enorme valore insito nella tua capacità di determinare deliberatamente. Che sta su Mi vedete? Ci ho avuto un attimo che vedevo tutto nero. Scusate, eh? Lo rileggo. C'è un enorme valore insito nella tua capacità di determinare deliberatamente anche il più piccolo miglioramento in armonia con ciò che senti, perché anche in quel piccolo miglioramento emotivo potresti aver riconquistato un certo controllo. Non ti senti più impotente e così avanzare lungo la scala emotiva ora non soltanto è possibile, ma è anche facile. Però. Interessante questa cosa, molto interessante. Molto interessante. Allora, vediamo che ore sono, perché sono le 21:15, fra un pochino. Allora, una cosa. Ah, le carte Doriana dei Maestri Stellari, io le ho comprate sul Giardino dei Libri. Però fanno parte di un libro che è bellissimo, che è proprio Alleanza Galattica, l'ultimo libro che ha scritto. Che io non lo so, di Angivano, eccolo, guarda, te lo faccio vedere. Eccolo, sono questi. Io ce l'ho avuto i libri di lei, che è meravigliosa e quant'altro. Sono veramente tanto belle, tanto, a me piacciono da morire. Ma ci faccio anche meditazione io, eh? Ci faccio anche le meditazioni per quanto mi piacciono e per quello che dicono, per quello che trasmettono, anche i colori. E poi aprono comunque diversi codici a livello di DNA, perché sono fatte comunque sia a un certo livello, insomma. Dovrei stare qui 2 anni a raccontare tutta la storia e non mi sembra il caso. Allora, prego Laura, volevo chiedervi una cosa. Infatti non capisco perché ogni tanto si ferma e si blocca, però va bene così, evidentemente funziona così quando le energie sono particolari. Se volete o un messaggio dai maestri o un messaggio dai maestri stellari, voi basta che lo scrivete, non c'è problema. Non c'è nessun problema di nessun tipo. Allora, vediamo un po'. Ah, non so, Samuela, no, non t'ho letta Samuela, non so se non ti ho letta, comunque avevi ragione, si è fatto risentire e rivedere, sei bravissima, se hai un messaggio per me ne sarei felicissima. Sì Samuela, certo, e ti abbraccio. Allora, per Samuela, leggiamo una carta. Dei maestri, una carta dei maestri. Allora, per Samuela, nelle mie preferenze personali è insito il valore dell'evoluzione. Non sottovalutare il valore delle tue preferenze, perché l'evoluzione del pianeta dipende da chi di voi, all'avanguardia del pensiero, continua a sintonizzare correttamente i propri desideri. E il contrasto o la varietà fornisce l'ambiente perfetto per la formazione delle tue preferenze personali. Bene, allora il libro Filomena di cui parlavo non è proprio inerente alla cascia, perché ce ne stanno tantissimi, eh? Filomena, però questo io lo trovo veramente molto interessante e è questo, perché dentro ci sono delle meditazioni, secondo me fatte benissimo, dove a mio avviso c'è,
un qualcosa che può risuonare a chi magari è appartenuto in quel determinato contesto, che può essere o lemuriano o atlantideo. Poi, per esempio, un altro che poi ve l'ho fatto anche vedere, perché poi quando faccio la serata con Maria Antonietta, no? Io sono una channeling, quindi leggo sia l'oracolo dei registi akashici che questo, che anche questo è tanto carino, ve l'ha fatto una ragazza, questo qui, vedete? E anche questo è tanto, tanto, tanto carino. Ce ne stanno tantissimi di libri inerenti proprio alla Kasha. C'è anche Rudolf Steiner che l'ha scritti, ecco, sull'antroposofia, vabbè, scusate, ma quando arrivo a stura sono finita. Poi magari qualche libro così ve lo scrivo. Perché sono un'appassionata. Eccolo. Sì, Filomena, si chiama Moania, lo spirito di Lemuria. Eccolo. È questo. E è molto semplice come libro. Molto semplice ma molto carino, con delle meditazioni veramente fatte bene. Poi ce ne Eccolo, adesso spero che mi vedete meglio. Perché si legge al contrario? Come non è al contrario? È al contrario così? Filomena? Perché al contrario? Oddio. Muania. Ma lo leggete al contrario? Non lo so. Vabbè, comunque si chiama Moania, lo spirito di Lemuria. Lei è Thalia, che è un emissario, e quindi racconta insomma tutta questa cosa con delle meditazioni fatte bene, molto molto belle. Ok. Vanessa Carnemolla. Ciao, sono Vanessa, vorrei sapere se troverò un amore a breve, vediamo, eh. 21 aprile dell'88. Conoscenze, tante conoscenze vengono a te, tante. Arriva un periodo molto buono, molto positivo, e c'è una situazione che può, con una persona nascere qualcosa di più. Quindi c'è questa possibilità, questa opportunità, in freddo, verso la fine dell'anno, novembre-dicembre, quindi non è neanche tanto lontano, a cavallo per te, novizia, quindi la risposta è un sì. Loredana Costa, un messaggio per me. Sì, volentieri, non mi avete specificato. Allora che facciamo? Prendo questo dei maestri. Allora, sto attraendo la tua essenza vibrazionale. Puoi permettere che sia così oppure no, ma la base del tuo mondo è il benessere. La legge dell'attrazione dice: ciò che è simile si attrae, e quindi l'essenza di ciò a cui presti attenzione fluisce nella tua vita. Perciò non c'è nulla che tu non possa essere, fare o avere. Questa è la legge. Marisa Rebolino, c'è un messaggio per me per questo mio periodo? Allora, per Marisa, vediamo che dicono i maestri, eh? Sono nella posizione perfetta per arrivare lì partendo da qui. Non deve cambiare nulla nel tuo ambiente o nelle situazioni che ti circondano perché tu possa iniziare a permettere intenzionalmente la tua connessione con il flusso del benessere. Sei nel posto giusto proprio ora per cominciare a farlo. Marisa, per te leggo anche una carta però dei maestri stellari, eh? Per Marisa Rebolino. Marisa è questa. La carta numero 02. Sapere che la qualità del vostro ascolto
e la tenerezza possono rendere più facile la strada delle persone che incontrate è molto più importante di quanto crediate. Bella, molto bella Marisa, eh? Pensa all'importanza, è vero questo? Tante volte uno non si sofferma, no? Invece, se uno osserva un po' quello che ci circonda, io vedo tutto, ecco, spero che insomma. Allora, grazie Anna Rita. Lorena Comino, potrei avere un messaggio dai maestri? Certo, Lorena, assolutamente sì. Lorena, la sensazione di esaurimento che provo mi sta suggerendo qualcosa di importante. Un sentimento negativo ti indica che lo stato attuale del tuo pensiero non è in armonia con l'energia della fonte e impedisce la piena connessione del tuo spirito al flusso energetico. Tra parentesi, potresti dire che il suo serbatoio energetico sta per esaurirsi. Chiusa parentesi, le tue emozioni non creano nulla, ma indicano quello che stai attualmente attirando a te. Quindi attenzione alle vibrazioni, più sono alte e più ovviamente attiriamo le cose positive, no? Nella nostra vita. Mara, possa mai. Posso avere un messaggio per me? Certo, prego Marisa, ci mancherebbe. Allora, per Mara, vediamo maestri, per Mara, tutti i contenuti. Allora, questa no, la devo togliere. Per Mara dicono, il dono più grande che posso offrire è la mia felicità. Il dono più grande che potresti mai offrire è la tua felicità. Quando sei in uno stato di gioia o apprezzamento, sei connesso con il flusso dell'energia della fonte, che è davvero ciò che tu sei e ciò che desideri beneficerà della tua attenzione. Bellissima. Grazie Samuela, grazie. Allora, Emi Palamà, buonasera, come andrà il mio lavoro? Vediamo, eh. Come andrà? Allora, tra alti e bassi, diciamo iniziali, o che stai vivendo in questo momento, poi c'è una strada che si appiana e tu sei contenta. Quindi, diciamo, c'è una fase adesso un pochino di altalenanza, poi però sfocia in positivo. Quindi stringi i denti adesso perché poi la strada è aperta e positiva per te. Molto bene. Allora, Maria Grazia Scarpellini mi chiede un messaggio. Un messaggio. Grazie a te, Mara. Un messaggio dai maestri stellari? Che dici? E anche a Daniela, sempre con i maestri stellari, eh? Allora, vediamo. Maria Grazia, adesso mi stai chiedendo il lavoro, però, mo come facciamo? È una domanda, no? Beh, mo vuoi sapere? Vabbè, adesso ho guardato il messaggio, adesso do un messaggio, va bene? Un messaggio da maestri stellari. Grazie, Chicca, un abbraccio, grazie Anna Rita. I maestri stellari ti fanno vedere questa carta. Guarda Maria Grazia, quanto è bella. Allora, per Maria Grazia, la carta è vedete che si possano risolvere le difficoltà pensandoci in continuazione. Qui, quando siamo preoccupati da un problema, come dite voi, ci meditiamo sopra, poi lasciamo che la vita ci proponga le soluzioni. Cioè, io penso che qui bisogna. Ecco, penso sì. Adesso l'ultimo messaggio allora chi era? Eccola Daniela per Daniela Marelli che mi aveva chiesto un messaggio vediamo i maestri stellari che dicono vediamo i maestri stellari. Oh, questo è per te. Per Daniela Marelli. Mi vedete, spero? Vabbè. Allora,
Adesso Daniela te la faccio rivedere un'altra volta. È questa la carta per te, eh? Sì, ma adesso te la rileggo Daniela, eh? Ecco, questa è per Daniela. Non l'avevo letta comunque. La carta numero 26. Smettetela di dissertare sulla vita, vivetela in tutta la sua pienezza. Sia uno scopo di gioia, il bozzolo di cui vi siete circondati a mo' di protezione non ha più ragion di essere. Te la faccio rivedere. Bellissima. Ecco, ogni tanto si blocca. Infatti, non capisco che sta succedendo. Perché, evidentemente, è ora di chiudere. Perché stasera ho il telefono. C'ho il telefono che so che ora so. Quindi, sono le 21:30. Penso che sia arrivato il momento di salutarci. Allora, io adesso vi saluto. Ci vediamo esattamente fra credo due domeniche. Il 24 avevamo la diretta. Probabilmente la farà solo Maria Antonietta perché io non ci sono. E quindi ci vediamo fra 2 domeniche. Io vi ringrazio tanto, è stato un grandissimo piacere. Allora, Maria Grazia Scarpellini, anch'io non ho sentito nulla, si è bloccato. Mi dispiace tantissimo. Mi dispiace tanto, poi non so nemmeno adesso dove andare a prendere la carta, perché va. Non ti preoccupare, Maria Grazia, perché la prossima volta tu me lo scrivi, io te ne leggo 2 le carte, va bene? Perché evidentemente va bene così. Ciao Romina, un abbraccio. Quindi io vi saluto tantissimo, un abbraccio, vi voglio tanto bene, è stato un grandissimo. Ecco, vi saluto, vi abbraccio, mi dispiace tanto che va via, non capisco come mai perché c'ho tutto in regola.